autorità tutte, cari membri della comunità italiana, sono molto felice di essere qui oggi con voi al Tempio Italiano di Gerusalemme. Da 60 anni questo Tempio rappresenta un punto di riferimento religioso, culturale e sociale per gli italiani in Israele. Come ho appena appreso, è stato costruito a Conegliano Veneto nel XVIII secolo, è stato smontato, trasportato e ricostruito a Gerusalemme. E oggi continua a essere, come voi, un pezzo d'Italia in Israele. Lo sviluppo della comunità ebraica italiana in Israele è legato soprattutto ai terribili fatti del ventennio, in particolare all'introduzione delle leggi razziali del 38, quelle che anticiparono l'Olocausto. Gli orrori del nazifascismo non hanno però scalfito lo spirito dell'antica diaspora ebraica in Italia, che ancora oggi è ricca di energia, di spirito, di tradizione. Dal dopoguerra a oggi i legami tra le nostre comunità si sono rafforzati in ogni campo. Nella ricerca, tramite la collaborazione universitaria e tramite il lavoro dei singoli, come Giulio Raca, che contribuì in modo significativo a sviluppare la fisica qui in Israele. Nell'economia, grazie alle floride attività imprenditoriali di emigranti italiani in Israele e di israeliani in Italia. Nel campo della cultura, del cinema, della letteratura, dall'architettura al design. Le istituzioni e la società civile italiane sono da tanti anni attivi nella lotta all'antisemitismo in ambito nazionale e internazionale. Il governo è impegnato a rafforzare la memoria della Shoah e a contrastare le discriminazioni di ogni tipo contro gli ebrei. Lo facciamo con la strategia nazionale coordinata dalla professoressa Santerini e con la commissione straordinaria presieduta dalla senatrice Segre. Abbiamo adottato la definizione dell'antisemitismo dell'International Holocaust Remembrance Alliance per affrontare pregiudizi e stereotipi dalle scuole all'amministrazione pubblica. Vogliamo promuovere la conoscenza della cultura ebraica nei musei italiani e coltivare il dialogo tra religioni e fedi per favorire la conoscenza reciproca. A questo proposito mi viene in mente che il dottorato in studi ebraici dell'Università di Bologna, che per tanto tempo era stato inattivo, è stato ripreso e ora è ripartito. Questi sforzi sono essenziali per tutelare la dignità umana, contrastare l'ignoranza, sconfiggere l'indifferenza. In momenti di crisi, di incertezza, di guerra, come quello che stiamo vivendo, è ancora più importante opporsi con fermezza all'uso politico dell'odio. Dobbiamo promuovere la tolleranza, il rispetto reciproco, l'amore per il prossimo. Questi sono i veri ingredienti di una pace duratura. La storia della vostra comunità è un esempio a cui guardare con orgoglio. Grazie. Grazie.